Marzia Casolati, che sensazione c'è ad arrivare questa mattina a Pontida? Pontida è sempre un'emozione, poi dopo 3 anni di assenza da questo pratone direi che proprio ci voleva per ricaricarci, ci voleva per riunificarci, ci voleva per vedere anche tanti amici di altre regioni che purtroppo sono lontani ma che militano quotidianamente con noi. Ecco, vicino al banchetto del Piemonte, poco vicino ci sono le Marche, che in questo momento Pontida può servire anche a quello. Certo che sì, sicuramente. Solidarietà per la popolazione marchigiana colpita dagli alluvioni, così come quando il Piemonte fu colpito anche le Marche furono solidali con noi. La Lega ha sempre collaborato con la Protezione Civile, ma non solo, ha sempre agito anche in rete per aiutare le popolazioni che hanno subito danni causati da maltempo piuttosto che da altre calamità. Ecco, la prima Pontida risale al 1990, quella di oggi quale significato ha in particolare? La Pontida di oggi è la Pontida che determina la consapevolezza che finalmente dopo 4 anni di governi per lo più diciamo non eletti dalla popolazione, dai cittadini, finalmente abbiamo la consapevolezza che si andrà a governare e potremo cercare di cambiare in meglio questo paese. Per quanto riguarda il Piemonte, quali sono i temi principali su cui lei in particolare investe la sua campagna elettorale? Il Piemonte, come in tutta Italia, i problemi sono gli stessi, noi in più abbiamo il problema della TAV. La TAV deve andare avanti e non è possibile che si continuino a sperperare dei soldi per proteggere un cantiere da dei delinquenti fuori dal mondo, fuori dalla storia, che vogliono attaccare le forze di polizia e che oltretutto utilizzano anche sistemi da guerriglia. Si deve avere un pugno di ferro, pene certe e soprattutto la tutela della sicurezza anche in città come Torino. Torino ha bisogno di più legalità e l'Italia intera ha bisogno appunto di pene certe e più sicurezza per tutti.